bambini, noi abbiamo molti suoni in comune con l'italiano, tra l'italiano e l'inglese, quindi non dobbiamo insegnargli tutti e 44, dobbiamo però, come insegnanti, fare, perché abbiamo poco tempo in classe, fare il confronto tra quali suoni ci sono già, per esempio la M, è inutile, la S, inutile insegnargliela di nuovo, l'hanno acquisita con l'italiano, e invece ce ne sono altri che dobbiamo invece insegnare esplicitamente perché in inglese non ci sono. Per esempio, in inglese, in italiano non c'è, sono interpretati. E se noi non glielo insegniamo, c'è il rischio che il bambino lo confonda e lo sostituisca con quello che ha, che potrebbe essere. Oppure, per cui noi dobbiamo cominciare dal